Hello, come state? Come sempre iniziamo a orari improponibili, ma poi voi ve la vedete in differita, siete contenti. Mi sentite? Mi vedete bene? Ve lo chiedo. Abbiamo una cosa rischiosa tra le mani oggi, non lo so, non sono molto confident, però study in public significa proprio study in public, quindi se facessi soltanto cose per cui sono confident, non sarebbe. Ma le cuffie sono accese? Sì, non sembrava. Perfetto. Ciao Salus. Grazie Salus. Salus, voi non lo sapete, ma ha fatto un po' lo sforzo di farci entrare in live oggi perché, come sapete, condivido l'account con Datapizza di StreamYard e avevamo cambiato un po' di password e questa password qua era finita chissà dove e quindi l'ho disturbato per farmela sbloccare. Comunque, grazie Salus. Simone, ciao. Ora arrivano un po' di persone. Annunciata un po' a caso la live, volevo fare questa cosa, ho detto, vabbè dai, facciamolo in live che magari è divertente. Ok, adesso ci sento di nuovo. Allora, qual è il punto? Ve lo dico così chi guarda la live in differita però non deve aspettare 10 minuti di intro. Essenzialmente ho voglia, per dei progetti personali che magari poi vi racconto, perché no, di ostare un'AI generativa per le immagini da qualche parte, così che la possa utilizzare uno senza limiti etici, cioè ci puoi far generare quello che vuoi, mentre tutte le più grandi hanno sempre dei limiti, no? Tipo Midjourney o OpenAI con DALL-E sono limitate, non puoi far rigenerare veramente tutto. E poi costano più di quanto può costare mettere un modello da qualche parte e cioè, pagare il server che la fa girare. Non ho ben capito ancora i costi, anche con AWS, faremo un. Studieremo insieme in public, questo è lo scopo del format, no? Come già abbiamo fatto per Svelte, come già abbiamo fatto per i LeetCode da interview. La base è che io magari ne so qualcosa rispetto al tizio che passa per caso nella live e se la guarda, e quindi magari posso dare un contesto maggiore, posso in qualche modo farvelo capire mentre lo studio. Vedremo. Comunque, questa è l'idea di partenza, quindi l'obiettivo è mettere Stable Diffusion XL, quindi che è un modello che genera immagini, su AWS, in maniera tale che si possa accedere alla macchina di AWS da remoto, da un PC qualsiasi, da qualsiasi parte del mondo, e generare immagini. Quindi con un prompt scrivere voglio questa immagine in questa risoluzione, che ne so, possiamo far generare quello che vogliamo veramente. Capito? Chiaro? Make sense? Ok, io apro la finestra, che non fa mai male, e metto un po' di musica di sottofondo, che raga, ci sta. Non so che dire. Pa-pa-pa-pa-ra-ra. La classica. Dobbiamo un po' cambiarle. Se volete in TFT, link in descrizione come sempre, se volete qualche canzoncina da live, no copyright, linkatela, che io le scarico, le metto qua in libreria, così sono già pronte. Per il dataset cosa pensi di fare? Scusa la domanda un po' prematura. Guarda, in realtà Stable Diffusion XL è un modello che è già trainato, da quello che so. Lo scarichi, lo butti da qualche parte e più o meno ci sei. Quindi poi è tutto un. Si dice fine tuning, non sono bravissimo con l'AI, sono proprio due cose di base su AI, ma non sono un drago. E diciamo che per il caso d'uso che mi interessa, voglio poter generare immagini a partire da un'immagine. Non si chiama inpainting, si chiama image to image comunque, questo è il senso. E però per fare questo, Stable Diffusion XL è già pronto, lo puoi già fare. Conosco anche, vi faccio vedere un po' di cose. Ho fatto un po' di ricerche, chiaramente non voglio partire totalmente da zero. Questa è la finestra che vi voglio condividere. Ok, io mi metto qua di lato. Hello. In pratica, questa è la guida che vorremmo seguire oggi, domani, insomma, in questi giorni qui. E quello che volevo farvi vedere è Focus. Focus è una repo di un tizio che si è messo a fare un'interfaccia UI, quindi per Stable Diffusion XL, che puoi ostare su una macchina qualsiasi, che abbia chiaramente una buona potenza per eseguire il modello e generare le immagini. Vediamo se c'è un esempio per farvi capire un po' di che si parla. No. Io l'ho ostata sul mio M1, però raga, l'M1 non ce la fa. Per quanto è bellino e potente, non ce la fa. Ecco, questa qua è l'immagine, ok. In pratica tu qua sotto hai il prompt, mi levo un po' di cose di mezzo, scusate. Ok, tu qua sotto hai il prompt per l'immagine, puoi scrivere tipo appunto Forest Elf, ok? Elfo della foresta, e lui genera un tot di immagini di elfi della foresta. Quattro immagini in questo caso. Però
Poi ci sono altre opzioni nello stesso UI per Stable Diffusion XL che ti permettono di partire da un'immagine già tua, predefinita, anche generata, e fare altro con quell'immagine. Quindi, per esempio, hai una persona, c'è la mia faccia, e io posso dire prendi Gabriele e mettilo su una montagna russa con una faccia sbalordita. Ecco, lui prende Gabriele e fa questa cosa qua. That's the thing, that's the basic thing that we can do. Ora, focus è qui, è pronta. In teoria tu puoi proprio prendertela e se hai una 370, se hai anche una 1080 forse ce la fa, parlo di GPU, puoi stare questa repo qui sul tuo PC ed è fatta. Io con l'M1 non ce la faccio, ho di là una 1080, però non la sto usando io, l'ho data alle mie sorelle, pensate che ci studiano. La cosa che più mi fa impazzire è che loro ci studiano con Chrome aperto e basta su quel computer. Invece c'è una 1080 che usavo io prima di avere il Mac. Però vabbè, insomma, non posso farci granché. Al massimo provo poi a ostare. Vediamo come va su AWS, però in caso posso ostare Stable Diffusion su quel computer, che è Windows, però vabbè. Apro una porta e posso così accederci da fuori. Però deve essere acceso il computer, non sbatti, capito? Su AWS invece ce l'ho io. Lo pago, probabilmente qualcosa. Vediamo come funziona, però almeno è mio e non ho problemi. Yes, Davide Sala approva. Ah, che carino. Queste cose qua mi fanno impazzire. Buonasera, buonasera, buonasera. Bene, quindi spero che un po' si sia capito il mio scopo, poi il perché lo voglia fare, ci arriviamo dopo. Okay? Un'applicazione che non è quella principale per cui io voglio fare, però ve la dico, potrebbe essere fare le miniature in tempo più breve. Io spesso per le miniature ho bisogno di prendere un frame dei miei video e scegliere una mia faccia, una mia espressione, una cosa specifica. E a volte ci metto un po' più del dovuto. Potrei semplicemente chiedere a ChatGPT, a Stable Diffusion, di generare un'immagine come la voglio io, con me dentro, e poi da là fare la miniatura. Stupida, non so se effettivamente funzionerebbe così bene, però vista la qualità delle ultime immagini, magari sì. Non so quanti dati ha bisogno per farla fedele. Questa idea per te sarebbe un progetto da CV? Per come lo facciamo oggi, quindi prendiamo un modello già esistente, lo buttiamo su AWS, non dimostra particolari abilità, secondo me, cioè abilità di AI, relative alle AI, forse più, sì, infrastructure, se ci fai una cosa carina sopra, se curi l'infrastruttura che deve stare sta roba, sì, perché no? Sì, poi raga, qualsiasi cosa può andare bene nel CV, basta che ve la giocate bene, dovete descriverla poi nella maniera corretta, cioè parlarne come più vi conviene, senza mentire, però, e enfatizzando le parti che a voi interessano per quel lavoro. Se è un lavoro che non ha a che fare con l'AI, enfatizzate il fatto che avete usato Python, quella libreria lì, quella manipolazione di dati, quell'infrastruttura. Comunque, allora, questo è l'articolo. Iniziamo, non penso che lo finiremo oggi. Diamoci una mezz'orettina, vediamo dove andiamo. E basta, di AWS, di AI, ne so poco, ok? Non sono un esperto di infrastruttura, né un esperto di AI. So le basi, we'll see. We'll see. È lo scopo della serie, lo dicevo prima. Ma ho condiviso tutto quanto? No, volevo condividere soltanto una tab, così si vede meglio. Le mie pare sull'allineamento delle cose, scusate. Window, ok, molto meglio. Scherzavo, è uguale. Proprio identico. Così, ok. Bene. Deploy Stable Diffusion XL on AWS Inference 2 with Amazon SageMaker. In questa frase ci sono tipo almeno due parole che non ho mai visto, Inference 2 and SageMaker. Ok, so in the end-to-end, cosa? Come? Che ha detto? In this end-to-end tutorial, you will learn how to deploy and speed up the Stable Diffusion XL Inference using AWS Inference 2 and Optimum Neuron on Amazon SageMaker. Oh my god. Optimum Neuron is the interface between the Hugging Face Transformers and Diffusers library and AWS Acceleration, including AWS Trainium and AWS Inference 2. Ok, ancora parole che non conosco. Bello, mi piace. Optimum Neuron, SageMaker, boh, Inference 2. Oh, va bene. Cosa impareremo? Impareremo che, numero 1, convert Stable Diffusion XL to AWS Neuron.
Ok, quindi c'è una conversione da fare del modello di base che genera l'immagine, ora capiremo perché. Create a custom inference by script for Stable Diffusion, un po' di Python. Poi faremo l'upload del neural model and inference script su Amazon S3. S3 Bucket lo conosco almeno. S3 è tipo una specie di storage di Amazon, è uno di quelli che costa meno. Ah, tra l'altro, per chi non lo sa, vabbè, diamolo come punto d'inizio, giusto? Abbiamo detto cos'è Stable Diffusion, diciamo cos'è AWS. AWS è Amazon Web Services ed è praticamente il cloud di Amazon, ok? Loro danno tantissimi servizi attraverso AWS, è il motivo per cui Amazon rimane in piedi come azienda dal punto di vista economico, parte del motivo. Niente, vendono infrastruttura, vendono server, vendono roba che ha a che fare con infrastruttura. Pensa a una cosa, loro ce l'hanno, una roba per IoT, per AI, per classic deployment di siti web, eccetera. Pensa a una roba, ce l'hanno, l'hanno fatta. Come fai a imparare così velocemente? Ancora non abbiamo iniziato. Non mi sembra di stare andando veloce, per niente. Poi ragazzi, mi sto buttando anch'io, cioè non è che so cosa sto andando a fare, può essere che facciamo un buco nell'acqua, però è bello per questo. AWS Inference Inf2, ok, are purpose-built EC2 for deep learning. Oh, ok. Inference workloads. Inferentia 2 is the successor of AWS Inferentia, which promises to deliver up to 4 times higher throughput and up to 10 times lower latency. Ok, un po' di cose da capire. In pratica, questo Inferentia 2, che ora Inferentia 2, visitiamo, è una EC2 di Amazon. Le EC2 sono delle istanze di AWS che è abbastanza base per mettere dentro qualsiasi cosa, container, Docker, applicazioni che girano un po' di qualsiasi tipo, no? E a quanto pare c'è questa Inferentia 2, che la EC2 specifica per la generative AI. Noi vogliamo fare proprio questo, cioè ostare generative AI. Image generative. Ok. Come funziona? Abbiamo la EC2 con... Ah, voi non vedete, scusate. Come funziona? Funziona che noi abbiamo la EC2 qua al centro e... Attraverso i tool di AWS, penso, possiamo lanciare specifiche, non so cos'è la DL AMI, DL Deep Learning AMI. Insomma, non ci importa troppo, ci importa sapere che Inferentia 2 è questa versione specifica dell'EC2, quindi una macchina dove possiamo fare deploy per generative AI, ed è meglio della 1. Qua abbiamo un po' di dati da vedere. Ora leggo i messaggi, raga, 2 secondi. Un po' di dati e allora, in pratica che ci fa vedere? Ci fa vedere tutte le versioni di Inferentia 2 come macchina. C'è la versione a 2 neuron cores, la versione a 12, la versione a 24, la versione con 16, penso RAM, 16 giga di RAM, 128, 384. CPU memory, penso di sì, vabbè. E questo qua è il prezzo. Ora io andrei per quella chiaramente più economica e il prezzo on demand è di 76 dollari all'ora. Allora, se possiamo usarla quando vogliamo, loro ci billano per il tempo usato, è perfetto. Cioè noi paghiamo, raga, un'ora 76 centesimi. Se però rimane accesa tutto il tempo, quindi la macchina la paghiamo sempre, è un problema, perché vuol dire che paghiamo 76 centesimi all'ora, ogni giorno sono 24 per 0,76 e non si ferma, quindi anche se la usiamo 5 minuti al giorno è pesante. Non so come funziona AWS sotto questo punto di vista, se qualcuno lo sa ce lo faccia sapere. Noi comunque che faremo adesso? Per gioco lo facciamo lo stesso, cioè non importa se costa tanto o poco, tanto comunque lo facciamo e poi possiamo decidere di smantellarla in meno di un'ora e ci siamo visti. Se poi però vediamo che va bene, ottimo. Se non va bene, troveremo una soluzione migliore. Magari ci spostiamo da AWS a un'altra roba. Se la giocano male col pricing, se vanno a ore utilizzate. Sì, sarebbe molto svantaggioso per loro se si parlasse di ore utilizzate. Dici che è un po' troppo utopistico?
anche per me. Mi riferisco a tutto ciò che studi durante le live. Ah, vabbè, dai. Gabri, la verità è che abbiamo fatto i LeetCode, che già conoscevo. Cioè, abbiamo fatto un po' gli studi di LeetCode, diciamo, insieme, però quei 50 episodi erano tipo 20 già consolidati, 30 erano stati veramente studio. Svelte, anche quello lì, abbastanza, cioè, ce l'avevo abbastanza dentro. Volevo solo rifinire i dettagli con voi. E poi, vabbè, qua veramente stiamo partendo da zero, secondo me. Quanto dura la live? Mi piacciono molto i tuoi video, continua così, sei forte, grazie, veramente. E quanto dura la live? Non lo so, io penso un'altra mezz'oretta facciamo, dai. Io voglio proprio fare l'inizio e domani, dopodomani continuiamo. Se facciamo live di 2 ore, poi mi stanco io, vi stancate voi e la gente indifferita neanche se le guarda. Preferisco fare pezzettini, capiamo bene le cose, parliamo con calma, nel chill. Anche se ci mettiamo di più, raga, non ci rincorre nessuno. Più che altro perché in ore, se fosse a consumo ci metterei minuti, non penso che fare un image to image ci vogliono ore, no, infatti ci vogliono minuti. Sì, mi sa che stiamo parlando di, allora, di costo fisso. 76, mi hai capito. Additionally, Inferentia 2 will support the writing of custom operators in C++, new data types. Vabbè, insomma, roba per esperti. Iniziamo. If you're going to use SageMaker, che non so cos'è, you need access to AM role with the required permission for SageMaker. You can find it here. Non lo stiamo usando, vedremo. Era sul titolo, vero? Sì, era sul titolo. La roba del costo mi piacerebbe capirla. Sono onesto, mi piacerebbe capirla, però qua non la spiega. Possiamo provare a fare una ricerchina veloce su che significa quando dice ad ore su Amazon AWS. Dire Amazon AWS è tipo una ripetizione, perché la A di Amazon AWS, cioè di AWS, è Amazon, vabbè. Ci siamo capiti. Ok, vediamo allora. Inferentia 2 cost AWS. Cerchiamo di capire un po'. Se anche voi volete collaborare, fatemi sapere se trovate informazioni in merito a sta cosa. Ora noi cerchiamo di capire un po' che significa. Inferentia, non so come pronunciarlo. Qua non c'è scritto niente. AWS on demand pricing meaning. Sì, che poi dice on demand, però on demand non mi è molto chiaro. Penso che on demand sia, mi è capitato di sentirlo già, cioè che tu non ti riservi la macchina per 3 mesi, per un anno, non la paghi in anticipo, ma la paghi più istantaneamente, cioè tipo ogni settimana, ogni mese, non mi ricordo, che è diverso dal riservartela per tutto il tempo. E quindi comunque non stiamo parlando di un on demand, ora mi serve, faccio l'immagine, tra 5 minuti non mi serve più. Parliamo di un on demand di macchina per un mese, tipo, secondo me. Offers various pricing models, including on demand instances, ok? Which allow users to pay for compute or database capacity by the hour or second, minimum of 60, with no long-term commitments or upfront payments. Però vedi, minimo di 60 secondi. Va bene allora, ci sta. Pagare per compute, quindi per tempo di computazione, o database capacity, quindi spazio utilizzato, per un minimo di 60 secondi. Quindi noi possiamo pagare tipo un minuto alla volta. Questo è perfetto. Vuol dire che paghiamo veramente nulla. On-demand capacity reservation allow user to reserve compute capacity for the in a specific development. Questo è per riservare un po' di capacità quando vuoi farlo in anticipo. Are priced independently and transparently, allowing user to choose and pay for exactly what they need. The price per second for a running on demand distance is fixed and transparent, so there are no surprises or hidden costs. Oh, raga, mi sembra abbastanza chiaro. No, non ti fanno pagare in anticipo, mi pare. In anticipo è un'altra formula proprio. On demand ha la caratteristica che tu la paghi in base a quanto la usi. Con il LeetCode hai ribadito più volte di averci messo del tempo perché ancora non avevi studiato algoritmi e strutture dati, ma dall'inizio di quello studio poi quanto ci hai messo per ingranare? Tanto, Gabri, tanto. Un mesetto duro. Sì, io e Caleb ci siamo distrutti.
Va bene. Ok, allora, via la paura di questa cosa e andiamo avanti. Poi se dovesse non essere come abbiamo pensato di aver capito, vedremo. Non so cos'è SageMaker, lo cerchiamo? Io penso che sarà molto così, cioè parola chiave, non so cos'è, oddio, Satana, vai fuori, cerchiamo cos'è, capiamo, andiamo avanti. Quindi qua dice, se tu pensi di... se userai SageMaker nel tuo local environment... Ah, quindi non se lo userai e basta, se lo userai nel tuo local environment, però lo devi usare. Hai bisogno di un ruolo su AWS con i permessi settati. Puoi trovare qui, vabbè. Vediamo cos'è SageMaker. SageMaker. Hanno tutti dei nomi futuristici, proprio. SageMaker. Che significa Sage poi? Sage in italiano. Sage. Salvia. Se, cioè il SageMaker è qualcosa che crea la salvia? Davvero? Boh, raga, che cosa? Allora, vediamo cos'è il SageMaker davvero. Invece fai gli stronzi. SageMaker. Amazon SageMaker, bam bam bam, is a cloud-based machine learning platform that allows developers to create, train, and deploy machine learning models for predictive analytics application. Ok, è una piattaforma cloud-based per fare tutto quello che riguarda il machine learning, quindi anche penso robe relative a Stable Diffusion, eccetera, eccetera. Va bene, in pratica penso che sarà il pannello attraverso il quale importeremo il modello Stable Diffusion XL e faremo i nostri aggiustamenti per poi fare il deploy sull'effettiva macchina AWS. Capito? Claro? Bene. Convert Stable Diffusion on AWS Neuron Inferentia 2 with Optimum Neuron. Ok, pronti? Passo 1. Passo number 1. Number 1. So, we are going to use Optimum Neuron to compile and convert our model to Neuron X. Quindi qua c'è un problema di compatibilità. In pratica, Stable Diffusion XL, che troviamo qui, Stable Diffusion XL, deve essere convertito in questo formato ottimizzato per Hugging Face, ottimizzato per AWS, Inferentia 2. E ora faremo questa conversione qua. Questo è Stable Diffusion XL, vi metto magari il link da qualche parte, se volete dargli un'occhiata, non lo trovate su Hugging Face. Io sono a zero di queste robe, raga, eh? So solo dove trovarle, poi... Per il resto ora capiamo. Però questo qua è il modello, insomma, è già trainato, penso, tutto pronto. Tutto pronto. Bla bla bla. Cose tecniche che non ci interessano. Vabbè. Ok, quindi dobbiamo fare questa conversione grazie a Optimum Neuron che ottimizzerà il modo in cui è scritto o una roba simile per poterlo caricare lì. Quindi prima installiamo Optimum Neuron e altri pacchetti richiesti. If you're using Amazon SageMaker Notebook Instances or Studio, you can go with a Conda Python Conda Kernel. No, ok. Noi non stiamo usando questa roba qua, non penso proprio. Quindi andiamo sul nostro locale a farlo. Non so. È molto vago. Penso sul nostro al nostro locale perché stiamo installando anche SageMaker, che penso useremo dopo, no? Sì, credo di sì. A meno che non possiamo visitare SageMaker già da qua, tipo Amazon, no, AWS, SageMaker. Siete chiaramente i benvenuti nel dare una mano, se avete idee. Get started. Penso che dobbiamo usare questo comunque. Aspetta che sono con l'account di lavoro, fatemi uscire. Sign in. Session. Sì, magari creo un account senza farvi vedere le cose, che dite? Mi metto in grande io, ora parliamo mentre faccio l'account e... Amici, però fino a un certo punto.
Poi la live è pubblica. Fossimo soltanto io e voi 26, vi giuro che mi farei vedere tutto. Root user email. Gli diamo la mia email personale. Quella un po' così, per le cosine sconce. Account name Gabricina. Verify email address. Comunque, intanto, che dite? Voi lo fareste? Vi servirebbe un modello che vi genera le cosine da sole? Cioè le immaginine che volete voi? Attenzione a quello che pensate, perché non sto parlando di quella roba sesso-centric. Sesso-centric. Ok. Entra nel mio account. Si può entrare? Non si può entrare. Entra? Non entra. Questa parte della live poi la taglio, faccio un taglione gigantesco. Quasi che è creazione di un account più lunga del secolo. Not you. Forse avrei dovuto crearlo prima così che. No? Ok. Intanto qua vedo che anche voi avete pochi neuroni, ottimo. Comunque, per chi non lo sapesse, molte di queste live le pianifichiamo, anche se a volte con poco anticipo anche lì, nel canale della TFT. È un gruppo in realtà dove parliamo di tante cose, anzi sono, ragazzi posso dire, sono sorpreso della gente che sono riuscito a riunire, che siamo riusciti a riunire. Sono 700 persone di cui ogni tanto ho proprio dubbio che esistano davvero, perché escono fuori bei discorsi, escono fuori tante cose che non mi aspettavo di poter vedere in un gruppo così creato a caso da persone che non si conoscono o comunque si conoscono poco. Tanta roba davvero. Quindi grazie per rendere la TFT così animata ogni giorno con le vostre domande, discussioni. Sempre bello aprirla e vedere che c'è qualcuno che sta parlando di roba. E vabbè, ripeto, il link è in descrizione per chi volesse godersi questa esperienza magnifica con personcine magnifiche. Io penso di aver quasi fatto, scusatemi. Ripeto, potevo farlo prima, però è andata così, fratelli. Ho preso il muro. Ho preso il muro. Mannaggia al. Poi ho tipo 1000 password, tutte diverse. Quindi non è che è facile prendere una roba e dice copia e incolla. Consigli fondamentali per uno che è al primo anno di informatica. È uscito un video proprio su questo, l'ultimo. Quindi se vuoi, questo è il primo consiglio. Guardati quel video che è proprio le tre cose principali che io farei se riniziassi informatica da zero adesso. E poi numero due, cose che non ho detto in quel video ci sono. Possiamo parlarne se vuoi, volentieri. Ora magari ne parliamo un po'. Allora, sign up for AWS, personal, nome, indirizzo. Raga, un botto di roba vi chiedono, vi giuro. Pensavo fosse una registrazione più tranquilla, però vogliono sapere pure quanti peli ho sotto. Non lo posso dire sotto cosa. Ok, Palermo in questo momento, tra poco Londra. E Palermo sempre. Postal code 940. Ok. Tra l'altro, tra poco ci si trasferisce a Londra, raga. Tra poco questa stanzetta la lasciamo. Per un bel po', cioè non per sempre. Carta di credito, lo sapevo. Vabbè, arrivo, arrivo. Trametto subito. Ce lo ricordiamo, ma qual è? Tempo fa avevi detto che sarebbe uscito un video sulla tua esperienza dopo un anno di Duolingo. Alla fine lo farei uscire? Yes, bravo, te lo ricordi e sono contento di questo. Sì, in realtà esce, soltanto che in questo periodo è complicatissimo fare video. Infatti, se vedete, non esce uno da 3 settimane. Per due motivi. Uno è il video che c'è in coda che deve uscire, è un video pesante da fare, nel senso che è veramente ciccio di roba. Però voglio farlo e quindi mi sta prendendo del tempo. Non ho ancora trovato lo spazietto per farlo per bene. Però una volta fatto quello, secondo me si va un po' più veloce e penso sì che sia uno dei prossimi video, perché sono arrivato a 380 giorni di Duolingo e ho registrato quando ho fatto il 365° giorno, quindi avete tutto. Gabriel Turco. Ah sì,
Sì, Davide lo sa, io ho fatto un... Davide, vuoi entrare in live? Così mentre io mi registro ci facciamo una chiacchierata quantomeno. Mi sa che sta finirà così, cioè. Perché devo prendere la carta di credito, ce l'ho nel telefono, ma il telefono lo sto usando per fare da webcam, mannaggia lui. Se vuoi ti mando il link e parliamo un po'. Davide, per chi non lo sapesse, lavora in Data Pizza con me in questo momento, come product manager. Siamo compagni di avventure ormai da un po' di mesi. Come si trovano, raga, quando... Lui le billing information se le salva, lo so. Eccole, perfetto. Grande Google, che ti prendi tutto quello che è mio. 4, 26... Ok. Perfetto. Quanto è stato utile Duolingo? Col turco tantissimo. Io il turco non l'avrei mai imparato senza Duolingo, raga. Ora non è che sono C2 di turco, però ti devo dire, vi devo dire. Allora, devo assolutamente prendere il telefono per accettare l'autorizzazione alla carta di credito, altrimenti non posso. Quindi, però dovreste continuare a sentirmi. Questo è il bello della magia dell'internet. Conferma. Sono nel letto, Gabri, come ti ho detto ieri, oggi, nanna presto, nanna problem. Non ti devi giustificare. Ok. Ci risiamo. Ma come il turco. Allora, la camera torna? Voi mi sentite? Ora torna. Io non voglio... è appena arrivato un commento che... lo metto qua in live, però non lo leggerò. Ciao. No, la camera è sbagliata. Ok, ci risiamo. Mi sentite? Bene. Ok. Ah, vuole anche fare la conferma del numero di telefono, raga, veramente. Ci sto ripensando. Mi sa che continuiamo nel prossimo. 742N. Io vi dico i codici che mi arrivano, tanto proprio. Ok, ora prendo il codice che mi arriva per SMS e abbiamo fatto. Qualcuno ha da dire su quello che dice Greg Agostino? Avete esperienza sul fatto che le turche siano effettivamente... Poi in realtà io sto imparando il turco perché molti miei amici Erasmus con cui mi sono trovato bene sono turchi. Culturalmente sono persone... abbastanza vicini a noi. Ok, ci siamo? Quindi mi sono trovato bene. Oh, allora posso di nuovo condividervi lo schermo, mi sa, a questo punto. Condividi, sign up, eccoci qua. Ah, bene, ho fatto l'account e... Ma Giuseppe, tu sei in TFT e sei Giuseppe della TFT? Fammi sapere, perché qua vedo soltanto Giuseppe come nome, quindi non ti so identificare. Ti trovo preparatissimo in ciò che fai, complimenti, spero tra un po' di anni raggiungere il tuo livello. Grazie, Lore, sono semplicemente uno che smanetta. Fallo anche tu e vedrai che sarà lì ad aspettarti. Il prossimo step è imparare il russo, sì, assolutamente. Sempre per lo stesso motivo di Agostino, a quanto pare, mi sa. Stiamo andando tutti da quella direzione. Ai. Va bene, Dave. In realtà lo possiamo fare anche quando siamo insieme a Fuerteventura. Ci sta una live insieme da Fuerte. Allora, più mi dice, support plan. Scegli quello che fa bene per te. Quello che fa bene per te. C'è scritto proprio così. Quello che fa bene per te. No, sono un Giuseppe random, però siciliano. Quindi non sei il Giuseppe Fusco che conosco. Va bene, ci sta. Però se non sei in TFT dovresti esserlo, quindi il link è in descrizione. Sì, non voglio un supporto a pagamento. Mi dice che, vabbè... Ho accesso al supporto di base, nessun problema. Mi metto di qui che non si sa mai, magari spuntano dati sensibili. Grazie Garfield. Anche i tuoi film mi piacevano molto, erano molto dinamici Garfield. Quando ero piccolo li guardavo molto spesso.
Oh, bene, ragazzi, un parto. Ciò che si fa a Fuerte resta a Fuerte. No, Davide, a Fuerte faremo una live, lo so. Comunque, quei vlog là torneranno da quando andrò a JP. Non a JP, vabbè, quando andrò a Londra. Mi sono fregato, raga, cazzo. Quando andrò a Londra, full time, tra 3 settimane circa, torneranno un po' anche quei vlog là. Ovviamente. Perché la mia vita riprende un po' quel ritmo lì. Ok. Bon, raga, allora. Ora mi chiede di fare l'accesso. Posso farvi vedere l'username, penso, perché tanto sti cazzi. Però, aspetta. Allora. Innanzitutto perché non sono già loggato, dato che ho appena fatto il sign up. My account. No. Vabbè, mi loggo e poi vi dico, raga. Che vi devo dire? Continuiamo con la chat che sta aiutando molto a fare questa cosa. Attenzione, spoiler, no? Vabbè. Potrebbe essere stato anche un lapsus sbagliato. Domanda off topic. Farai la magistrale? Non adesso. Non adesso. Da febbraio lavoro full time a Londra. Poi vedremo, però. È una domanda che non è totalmente fuori rotta. Avete sentito? È morto qualcuno al piano di sopra. Non è totalmente fuori rotta. Studiare è una cosa che sento ancora mia e che voglio ancora fare. Cioè, oddio, nel senso studiare dal punto di vista accademico. Vedremo, anche se l'accademia. La pesantezza a volte, raga, per certe cose veramente. Si può aver appena fatto un account e non ricordarsi la password di quell'account. Cioè, proprio ai limiti dell'evoluto. Come cazzo è possibile, raga? L'ho appena fatto, vi giuro. Mi è arrivata la mail di conferma, quindi deve essere questo. Fa una differenziazione tra il root user. IAM user, che è tipo il ruolo, ma io non ho creato nessun ruolo. Vi dico qual è il problema, così magari qualcuno ha già avuto esperienza e ne parliamo. In pratica, qui c'è il mio nome account, che beh, amen, ve lo prendete, nessun problema, però quando metto la password, che è quella che io conosco, e continuo a non poter entrare. Penso che ci sia qualcosa di sbagliato qui. Perché io non ho creato nessuna utenza IAM, forse è root. Non so. Non so, non so. Create account AWS. Dovevo fare questa cosa prima, perché farla mentre sei live e parli con la gente e tutto quanto è un po' complicato. Tutorial. Root user email address. Va bene, quindi verifica l'email. Io l'ho verificata l'email, mi pare, posso ricontrollare. Che browser usi? Uso Brave. È Chromium based, quindi tutte le potenzialità di Chromium, ma senza il tracking vari, le robe scassamaroni. Ve lo consiglio. Cioè, Davide ora ci dirà, perché Davide si occupa di fare tracking per data pizza e la gente che usa questi browser tipo gli dà fastidio, non può trackarli, però mi trovo molto bene. Molto bene. Ok, sto guardando le mail di conferma, sono tante. Sì, è molto più complicato di quello che pensassi per un account, raga. Purtroppo, per fortuna, insomma. Ci hanno regalato il free tier, cioè dice che per 12 mesi ho il free tier, che penso includa dei crediti gratuiti e cose simili, però fare login in questo momento è un po' complicato. Va bene, allora, ok, facciamo una cosa per bene. Cosa abbiamo imparato? Che la guida, anche se voglio fare le cose in live, va vista un po' prima, così che certe robe me le salvo per il pre-live.
Abbiamo capito cos'è Stable Diffusion, cos'è l'EC2 con l'inferenza di Amazon AWS. Cambio sta musica che mi dà un fastidio dopo un po', ok. E tutta un'altra serie di cose legate a quello che stiamo facendo, quindi la traduzione del modello e una serie di step che ci serviranno per effettivamente fare il deploy. Non voglio tenervi qua a vuoto, quindi se possiamo parlare di altro, intanto io magari continuo a fare un po' di prove per loggarmi, però sono un po' distratto, diciamo, facendo due cose in contemporanea. Altrimenti chiudiamo questa parentesi, parliamo un po', facciamo Q&A e poi live 2 domani, dopodomani, non so, continuiamo, però con l'account già pronto iniziamo effettivamente a scrivere codice, a fare cose. Perché a Londra andrai a lavorare là? Magari mi sono perso qualcosa. Sì. Vado lì da febbraio. Ho fatto il visto, me l'hanno approvato settimana scorsa e per 5 anni posso stare in Inghilterra e non mi cacciano in teoria se non faccio cose strane. Ci sono tantissime clausole. Cioè tu se sei sotto visto hai mille motivi per essere cacciato da un paese. Mille. Primo tra tutti, se l'azienda che ti ha sponsorizzato il visto smette di sponsorizzartelo perché tipo ti licenziano o ti licenzi tu, basta, fuori. Cioè, proprio così, instant. Non so se posso. Questo ve lo dico dopo, Andrea. Per diventare machine learning engineer serve essere spiccati nella programmazione. Non ne so molto, sarò onesto. Però non credo tanto. Ne conosco un paio di machine learning engineer, sono bravi, se la cavano, conoscono tutte le basi della computer science, però dipende per spiccati che si, cioè che vuoi dire per spiccati. Con la matematica devi essere tranquillo, poi il resto viene da sé. Non lo so, spiccati è molto wide come definizione. Secondo me devi conoscere tutto quello che conosce un informatico, assolutamente. On top, molta statistica e molto machine learning, direi. Alessandro conferma, devi essere spiccato. Ma Ale, in che senso? Cioè, tu come lo vedi questo spiccato in programmazione? Scripting, algoritmica, oppure effettivamente proprio architetturale, saper creare qualcosa dal punto di vista di moduli, come fanno i software engineer, diciamo, di base, no? E là, beh, meglio la spinacina in padello al forno. Ciao Rob, tra l'altro in questa foto, Rob, tu sei irriconoscibile, posso dirlo? Irriconoscibile. C'è molto software engineering e architettura, ok, non lo sapevo. Sì, anche perché, no, vero, hai ragione, perché il machine learning engineer non è come data scientist, che magari sì, ha a che fare con l'AI ogni tanto, però non tocca molto codice poi relativo all'applicazione. Il machine learning engineer è quel software engineer che si occupa di integrare forse il machine learning nei sistemi, giusto? Oltre che poi a generare modelli, eccetera, eccetera. Bei tempi quando avevo i capelli, ma non è vero, ce l'hai ancora. Io te li ho visti. Meglio Svizzera, Danimarca o Baltici in Europa per il tech? Svizzera. Dipende meglio in che cosa. Presenza di aziende grandi, Svizzera. Presenza di soldi, Svizzera. Presenza di persone interessanti, penso sempre Svizzera. Anche se non ci sono mai stato, quindi magari soltanto un bias da persona esterna che non sa. Che progetti innovativi ed utili consiglia a un laureando di ingegneria informatica? Uno dei miei obiettivi è farmi notare dalle grandi aziende del settore bancario, ad esempio. Dipende. Allora, se tu vuoi lavorare nel software engineering per la finanza, come ho fatto io, secondo me devi fare quello. Pensa a cosa potresti dover fare in una banca, puoi cercare o chiedere. Ti dico già che molto spesso si ottimizzano sistemi vecchi o si generano pipeline per effettuare trade, per effettuare operazioni, no? Quindi se vuoi fare qualcosa di finance related perché ti piace, potresti crearti un exchange, per esempio, da zero, perché no? È una cosa anche divertente, secondo me. Non l'ho mai fatto, però ho conosciuto persone che l'hanno fatto come progetto, farsi un exchange dove puoi comprare, vendere, ci sono i graficini, le robe.
Non è un progetto che fai in un attimo, però secondo me è una figata, impari tanto e poi lo trovi anche su internet come idea, cioè non parti proprio da zero. Che altro potresti fare legato alle banche? Potresti provare qualcosa relativo alla tokenizzazione di asset sulla blockchain, che è una roba che sta andando molto in alcune banche, JP Morgan la sta facendo, quest'estate ci ho lavorato proprio io su un sistema simile. Altro? Rischio è molto forte nelle banche, c'è tantissima, sì, tantissima, vabbè. C'è molta manovalanza nel rischio, cioè molte persone vengono assegnate all'area di rischio, sia nella finanza che nel software engineering, perché è importante, è rischioso non stare attenti al rischio. E tanta gente si occupa di fare algoritmi per mantenere il rischio sotto controllo. Nella mia prima internship nel 2022 mi sono occupato proprio di ottimizzare un algoritmo che analizzava trade, tipo qualche milione di trade al giorno, e si occupava di prendere questi trade qua e fare un calcolo dinamico del margine, dell'initial margin, che è tipo un valore, è il valore che l'account deve avere in balance per fare quel trade, così da poter coprire eventuali perdite. Vabbè, insomma, un casino. C'è molta, molta finanza in queste cose qua. Se ti interessa la finanza, mi metterei a scrivere il codice per fare queste cose, provarlo, ottimizzarlo, mettere su delle applicazioni. Sicuramente progetti che si distinguono, ti fanno imparare tantissimo a prescindere se prendi l'internship o no, e ti fanno capire se ti interessa il finanziario, per esempio. Correttissimo, grande Ale. Ok, ho azzeccato, a casissimo. Comunque appena vai lì, rivogliamo i vlog. Sarà fatto. È uno dei formati più belli. Perché non sono costretto in casa, io qua raga, a registrare su quel muro, ok? Là, con questo stesso treppiedi, questa luce, un po' mi viene pesante perché devo cercare di rendere interessante un video in cui sono così, parlo per 10 minuti. No, non lo so, dopo un po' stanca, un video ogni 3, ogni 2 potrebbe anche essere così, ma fare tutti i video così e da quando sono tornato qua le faccio più o meno così. Pesa, mi piacerebbe farli un po' come li facevo a Londra, cioè che io mi alzo, vado in giro per Londra, faccio vari pezzettini del video, li montiamo insieme, già hanno un senso, già sono dinamici, già sono belli. Invece così sia io che il montatore abbiamo proprio da faticare per decidere cosa mettere in mezzo mentre parlo, per fare in modo che il video risulti comunque godibile. Anche se di solito provo anche io a parlare in maniera tale che se il video non fosse editato, se il video fosse totalmente vuoto di aggiunzioni, rimarrebbe interessante. Ma non è facile, cioè spesso fai degli errori, non hai bisogno di fare dei tagli, insomma, complicato. E sicurezza informatica per cosa? Dici cosa è meglio, Svizzera, Danimarca o Baltici? Non lo so. So di non sapere, raga, so di non sapere. Quante domande? Comunque non ho capito, per le internship serve esperienza lavorativa o si può arrivare in Feng solo con progetti? No, si può, Caleb l'ha fatto. Quasi solo con progetti, un'esperienza lavorativa. No, raga, si può tutto, si può tutto. Diciamo che sei facilitato se hai già un lavoro, no? Perché loro dicono che se un ragazzo qua ha già lavorato in team, ha già usato Agile, ok? Ha già fatto XYZ e quindi allora non glielo dobbiamo insegnare, magari è più pronto, però non è necessario, soprattutto nelle internship, raga. Cosa importante, siccome siamo 35, se volete parlare di queste cose anche post live, se volete sapere quando le live arrivano in anticipo, se volete parlare con me e con la community, sono tipo 700 persone ormai, di tutta questa roba ogni giorno e entrare a far parte veramente di quello che facciamo. Il link della TFT è in descrizione, la Task Force Tattica. Io ve la consiglio. Rispondiamo a qualche altra domanda, poi chiudiamo. Però se no questa live qua la vedono da fuori e le persone dicono, minchia, 2 ore. Cosa ha fatto? Invece sono tipo 20 minuti di Q&A. E domani magari continuiamo. Ciao Raffaele, allora, ciao, ti è mai capitato di finire in waitlist dopo un interview per un internship? Se sì, sei stato ricontattato? Allora, non penso che tu sappia quando vieni messo in waitlist, no? Cioè, non te lo dicono. Tu fai l'interview e aspetti che ti dicano qualcosa. Poi, in teoria, sì, potresti essere messo in una waitlist, per cui se quelli sopra di te falliscono, arrivi tu e allora ti mandano avanti.
Quindi sì, mi sarà capitato, solo che non me l'hanno detto. Tutte quelle volte in cui magari dobbiamo aspettare un po' di più per ottenere un risultato, potrebbe anche essere che sia perché siamo in una lista, le persone davanti a noi ancora non hanno fallito l'interview, slash non hanno accettato o rifiutato, e quindi noi aspettiamo che loro finiscano perché sono più bravi loro. Se loro non vengono presi, noi siamo i prossimi a essere contattati. Sì, quindi mi sarà capitato un po' di volte, ma... Google, per esempio, quando ho fatto l'interview per Google, no, l'anno scorso no, 2 anni fa, 1 anno e mezzo fa, era a gennaio. Sì, ero in sessione e avevo applicato a Google Software Engineer Intern per il settembre, ok? Avevo applicato a settembre-ottobre, quando proprio erano uscite. Ed ero contento perché, cavolo, sono riuscito ad applicare in tempo. Poi non mi hanno contattato, zero, nulla. A gennaio mi mandano un'email e mi dicono: già avevo fatto le mie decisioni, le avevo prese per JP Morgan e tutto. Oh, vuoi fare un interview? Un interview? Ma come? Adesso a gennaio, sei pazzo. Però l'ho fatta lo stesso per esperienza e perché comunque me la sarei potuta giocare. Non lo so, magari potevo fare prima JP, poi Google. Però si dà il caso che ho fatto 2 interview. La prima è andata bene, la seconda, per una cazzata, raga, veramente. Potevo entrare in Google, ma non ce l'ho fatta per una stupidaggine. A volte, tra fortuna, preparazione, pressione, era una delle prime interview. Complicato. Apple pure mi ha contattato dopo 4 mesi, però perché già avevo un'offerta di un'azienda, loro non ti fanno l'interview. Loro non lo fanno. Molto, molto più categorici. Sto facendo informatica, vorrei iniziare una stage per fare la tesi. Devo avere. Aspetta, scusami, sto leggendo da 2 posti in contemporanea. Devo avere già delle competenze prima di fare stage. Si aspettano tanto da un candidato che si sta laureando in informatica? No. Se passi l'interview, puoi essere una capra. Puoi essere una capra. L'importante è come ti poni durante questi mesi di tirocinio, quanto sei disposto a imparare, quanto velocemente impari, quanto dai il meglio di te. Si sa che tu non ne sai niente. Sei abbastanza bravo per passare l'interview, poi stop. Non significa nient'altro, non significa che conosci tecnologie specifiche, non significa che conosci metodologie di lavoro, architetture, non significa niente. Se non te l'ha chiesto nell'interview, no. Tranquillissimo. Fai del tuo meglio. Grazie mille, molto esaustivo, di nada. Ma con il revino di YouTube non sei ancora andato a vivere a Dubai? No, purtroppo no. Purtroppo no. Se volete saperlo, questo mese abbiamo fatto, dato che non ho pubblicato video, ma anche se avessi pubblicato video, raga, cioè, ormai con YouTube per fare soldi ci vogliono tante, tante views, soltanto con le views. Abbiamo fatto, ve lo dico subito, non so neanche se ve lo posso dire, vabbè, io ve lo dico, non penso che nessuno si arrabbierà, 48,30 euro. Ma questo proprio da quando abbiamo aperto, no, questo, più o meno questo mese, dai, mese più mezzo mese scorso. Ci pago un montaggio video, ma neanche. No, non ce lo pago, scherzavo. Ci sta, ci sta. Cioè, se fai tutto questo non lo fai per i soldi, non lo fai per sta roba qua sicuramente, ma per avere una community, per parlare con le persone, per tirare fuori idee, per migliorare nella comunicazione. No? No? Io ho fatto un anno di un video a settimana e nessuno si è inculato quei video per un anno. A settembre di quest'anno i video sono iniziati ad andare bene, ne sono molto contento, chiaramente, però per un anno nessuno, cioè, lo vedevano in 300, ok? 300 views a video, 400 views a video, che per me, abituato ai numeri di TikTok dove facevo milioni, per me era proprio... Cioè, sarò anche bravo a fare video di 60 secondi. Ma non riesco a tirare più di 60 secondi, davvero? Per me quest'anno è stata una sfida, fare un video ogni tot e riuscire a essere intrattenente, parlare per 10 minuti di fila, ogni settimana, ogni tot. Addirittura fare live di ore, che ormai facciamo senza problemi, attacco la camera, chill. Cioè, le ho sempre fatte così, ok? Cioè, non ho mai avuto problemi al parlare, al pubblico, tenere un discorso. Però fare un video di 10 minuti è diverso dal fare un video di 1 minuto, soprattutto se hai fatto video di 1 minuto per 2 anni. Parlo chiaramente del fatto che io su TikTok facevo video di ipnosi, andavano molto bene,
Lì ho ancora quel tipo, l'account ha 400.000 follower che non vedono un video da mesi, anni, però ti modella. Una piattaforma, seguirla così tanto, fare solo quello ti modella. Ti abitua a parlare in un modo, a interagire in un modo, ad avere un certo tipo di aspettativa di attenzione delle persone. Io, quando sono passato da TikTok a YouTube, non avevo ancora capito che su YouTube le persone hanno più span di attenzione, cioè sono tranquille, cioè aspettano, ti ascoltano. Su TikTok hanno mezzo secondo per decidere se il video lo guarderanno o no, poi skippano. Invece su YouTube è tutto diverso. È stato un percorso di un anno un po' travagliato, però un percorso. Va bene, raga, allora, sono un botto di domande, però vi ripeto, voglio tenere live sotto un'ora. Domani, o comunque, vediamo, vi aggiorno nel gruppo, però penso che domani ce la facciamo. Continuiamo con l'account AWS pronto e tutto, e spero di poter rispondere anche a un altro po' di domande, così chiacchieremo un pochino alla fine, come sempre. Tanti baci, tanti abbracci, ci vediamo in TFT, magari lì stesso, se volete potete buttare le domande, magari vi rispondo domattina nel chill, un audio. E il link è in descrizione. Ci vediamo presto con altre cose carine e cerco di fare il video. Questa settimana cerco di fare il video, così lo pubblichiamo settimana prossima, che è un video grosso, ciccione, e spoiler ha a che fare con Data Pizza. Basta, non dico più niente. Buon, ragazzi, buonanotte a tutti, dormite e studiate che ci sono gli esami. Per voi ci sono gli esami. Alla fine questa. Ciao.